immaginate che questo sia una carica 1, dotata di massa 1, questa sia una carica 2, dotata di massa 2, cioè una particella 1, una particella 2, dotata di cariche, stanno interagendo, in quanto hanno carica, interagiscono con una forza di Coulomb, facciamo fisica non relativistica qua, quindi viaggiano, si muoveranno a velocità basse rispetto alla velocità della luce e quindi possiamo parlare della forza di Coulomb, no? Il campo elettrico di Coulomb. Io vi chiedo di scrivere, di pensare questo come un sistema. Interagisco sia coulombianamente che gravitazionalmente e io vi chiedo di scrivere l'energia meccanica del sistema. Guarda cosa fate. Allora, come si fa a impostare? Beh, potrei scriverlo subito così, diciamo, questa è l'energia cinetica, l'energia questa qua, la scriviamo, ma non mi serve la parentesi per il momento. Quanto vale questo numero? Allora, epsilon 0, non ricordo se abbiamo fatto questo discorso, ma l'importante è che voi siate in grado di ricordare i numeri e avere anche un'idea di cosa sono. Non ho ancora detto cos'è il far, però imparate questo numero. Allora, il sistema internazionale è 8,85 per 10 alla meno 12 farad su metro, oppure 8,85 a picco farad su metro, perché il picco farad è il diesel. Quindi K elettrico, che è questa combinazione 1 su 4 pi greco epsilon 0, quanto varrà? Allora vorrei che voi lo sapeste all'orale e anche negli iscritti servirà essere in grado di calcolarlo. Quindi o voi imparate questo numero o imparate questo e poi calcolate questo numero che vi serve. Quant'è? La costante gravitazionale, quindi scrivo se questo è Q1 e Q2, scriverò così, Q1, Q2, diviso, indichiamo che so, con R, la distanza tra le due cariche. Anzi, indichiamo con D, va. Questo è l'energia potenziale coulombiana, anzi lo scrivo qua. Ma continuiamo così, metto la parentesi, quindi mettiamo KC1, cioè una costante 1, più quella gravitazionale. È evidente che C1 e C2, due costanti, possono essere messe insieme per avere un'unica costante. Quindi andiamo a fare. Questa è l'energia meccanica. Se per caso questo fosse un protone e questo fosse l'elettrone, quindi avete la massa del protone che è circa 2000 volte la massa dell'elettrone, avete la carica dell'elettrone, del protone, che è uguale a E, che è 1,6 per 10 alla meno 19 coulomb, e questo è uguale a meno la carica dell'elettrone. Quindi se volete questo è circa 2. Questo è in realtà il numero che mi viene in mente, non ho una ottima memoria, 1836. Questo è circa 2000. Dovrebbe essere questo numero, guardatelo. Sono dimenticato di guardare, non è che uso questi numeri dalla mattina alla sera e dovrei prima di venire a lezione guardare i numeri, ma poi mi dimentico tra email e altre cose.
controllate quel numero, è circa 2000, questo sì. Quindi qual è la relativa importanza di questi due pezzi? A rigore, se io ho un elettrone e un protone, dovrei, sarebbe così, no? Avrei questo, lo segno meno, giusto? In questo caso qua. Questo sarebbe l'energia meccanica di un elettrone che interagisce con un protone. È molto carino questo, perché sia la forza di Coulomb sia, cioè, sempre certo che siamo in fisica relativistica, la velocità è piccola, quindi il campo elettrico è rigorosamente radiale centrale, il campo di Coulomb è conservativo, no? La forza di Coulomb è conservativa, come anche la forza gravitazionale, quindi questa grandezza qua rimane costante nel tempo. In particolare, siccome la forza sia di Coulomb e quello di gravitazione, siccome sono entrambe forze che vanno uno sulla distanza al quadrato, c'è un teorema che Newton ha dimostrato, che se voi foste fisici e avessimo tanto tempo a disposizione, come si faceva tanto tempo fa, vi dimostrerei il teorema di Newton, che asserisce che quando avete una forza di questo tipo, uno su R quadro, allora la traiettoria sarà, se una delle due è molto massiccia rispetto all'altra, possiamo partire dall'ipotesi così semplificatoria che quello più massiccio più o meno accelera poco, quindi se io scelgo di mettere l'origine degli assi qua, il sistema sarà quasi inerziale, si accelera poco perché ha molto massa rispetto a questo, quindi è come il Sole, è un asteroide o un pianeta, d'accordo? Allora Newton ha dimostrato che se l'asteroide o l'elettrone è soggetto a una forza 1 su R quadro, la traiettoria che seguirà è una sezione conica, in particolare per esempio ho un cerchio, un'ellisse, e quindi è molto carino, perché questa è la classica domanda che io ho fatto anche in altre volte, o ne ho parlato brevemente, no? Di come si usa il concetto di energia in questo classico esercizio. Già avete sta benedetta orbita ellittica, provo a disegnare un'ellisse, e questo magari è la posizione A e questa è la posizione B dell'elettrone. Cioè a un certo momento lui si trova qua, avrà una velocità, che ovviamente la velocità è sempre tangente alla traiettoria, qua avrà una velocità maggiore, per una delle leggi di Kepler, no? Questa è la velocità A, però io non vi chiedo, io vi dico, supponete che voi conoscete la posizione dell'elettrone nel punto A, qua sto sbagliando tutti i pedici, vedete che sono un po' distratto stamattina. Quindi questo è il punto A e questo è il punto B, okay? Quindi metto i pedici corretti, questa è la posizione, il vettore di posizione, se metto l'origine qua, questa è la velocità, supponete di conoscere la posizione nell'istante A, di conoscere la velocità nell'istante A, e qualcuno vi chiede quale sarà lo speed nella posizione B, ok? Oppure vi potrà chiedere una domanda molto più brutale: qual è la variazione di energia cinetica tra il punto A e il punto B? Quindi fa KB meno KA uguale a UA meno UB, e uno parte così, dove ovviamente la U che appare in questo discorso è la somma di questo U e di questo U, d'accordo? Molto semplice. In linea di principio l'elettrone e il protone, avendo massa, stanno interagendo gravitazionalmente, però vorrei che voi vi convinceste che è un po' ridicolo descrivere il comportamento dell'elettrone che interagisce col protone includendo gli effetti gravitazionali. A rigore uno dovrebbe fare, perché stanno interagendo con due tipi di forze, attrattiva coulombiana e attrattiva gravitazionale, quindi l'energia meccanica è questa. Perché è ridicolo includere questo? Quindi vorrei che voi vi convinceste, vi do qualche numero. Allora, questo è un elettrone, questo è un protone in un atomo di idrogeno non eccitato. Quindi facciamo un discorso un po' semiclassico, non invoco certamente la meccanica quantistica, siamo in un corso di fisica 1. Quindi pensate al modellino dell'atomo di idrogeno dell'elettrone che gira attorno al fotone come un sistema solare, d'accordo? Allora, in un atomo non eccitato di idrogeno, e la distanza dell'elettrone dal protone, cioè il raggio dell'atomo, il raggio di questo piccolo sistema planetario, il raggio è circa mezzo Einstein, ordine di grandezza.
Cos'è un axon? Qualcuno se lo ricorda? Un axon è l'unità di misura con cui le persone misurano il diametro degli atomi, perché sono molto piccoli, quindi insistere a usare dimensioni o unità di misura antropomorfe, il metro, è un po' ridicolo perché uno ha dei numeri molto piccoli. L'angstrom, un angstrom, è uguale a 10 alla meno 10 metri, d'accordo? Molto piccolo. Insistere a misurare i raggi, ripeto, di metri è un po'... Vabbè, si può fare, però uno si porta dietro un sacco di esponenti, quindi hanno inventato un'unità anche più congeniale per chi misura i chimici, per esempio. Ok, primo dato. Secondo dato, la massa dell'elettrone. La massa del protone. Allora, la massa dell'elettrone dovrebbe essere qualcosa come circa 10 alla meno 30 kg. È qualcosa tipo 9 per 10 alla meno 29, meno 31, scusatemi, kg. Quindi è circa 10 alla meno 30 kg. È un numero molto piccolo. La massa del protone, facciamo la bella approssimazione che sia 2000 volte questo, quindi 2000 e 2 per 10 alla 3 per 10 alla meno 30, e vedete che questo è la massa del protone, è circa 2 per 10 alla meno 27 kg. Okay? Sono numeri approssimativi. Quindi voglio che voi calcoliate la forza di Coulomb. Ovviamente la carica, l'abbiamo già scritto, e il rigore 1,6 approssimato pure a 2 per 10 alla meno 19 coulomb. Fate approssimazioni. Tanto io voglio, a me interessa il rigore di grandezza, non numeri con precisioni, con tante virgole, con tanti numeri dopo la virgola. Mi interessa la grandezza. Fate il calcolo della forza di Coulomb, fate il calcolo della forza di gravitazione e fate il rapporto. Cioè, voglio vedere quanto... Chi è dei due che è più intenso dell'altro? Ovviamente intuite già la risposta, quella gravitazionale è più intensa, ma io voglio sapere quanto, d'accordo? Quanto? 10 volte, 1000 volte, 1 milione di volte? Quante volte più intenso è a parità di distanza? Quindi qua avete il protone e l'elettrone che interagiscono con due forze, la gravitazionale e la coulombiana. Intuiamo che quella elettrica è più, no? Perché basta che io abbia un palloncino, lo strofino, e riesco ad appiccicarlo al muro e resiste tranquillamente alla forza di gravità, alla forza peso. Cioè, con pochi strofini riesco a sollevare, no? Se ho un pezzo di ambro, lo strofino, riesco a sollevare un pezzo di carta vincendo la forza di gravità. Tutti i miei processi biochimici, no? Io ingurgito delle molecole complesse, poi ho un metabolismo che me le spezzetta e nel frantumare queste macromolecole crea dell'energia di origine elettromagnetica, sono processi chimici, chimica, no? Cariche, e io riesco a battere la forza della gravitazione, no? Pronti? 1, 2, 3, ecco, l'ho appena fatto, ho vinto la forza gravitazionale di una Terra gigantesca con un po' di biochimica. Quindi capiamo, intuiamo che la forza colombiana sarà più importante, ma quanto? Quel numero vorrei che voi lo sapeste, okay. Voi venite all'orale e potete rispondermi qual è la forza più intensa colombiana, d'accordo, quanto più intenso. Quindi quando otterrete questo numero capirete l'assurdità di includere in questa descrizione la forza gravitazionale, se questo certamente è un protone o un elettrone. Fate questo conto per cortesia, io voglio sapere quanti ordini di grandezza sono. Milione? Miliardo? Qualcuno ha un'idea? Qualcuno ha mai sentito il numero? Alzi la mano e lo spari, il numero maschile, lo spari. Lo chiederò, eh?
altro numero, tanto per essere capaci di masticare un po' di numeri. Se voi prendete un palloncino di plastica, a parte che la plastica deve essere non conduttiva, certi palloncini per qualche motivo, quando fanno i palloncini colorati, le vernici che usano sono un po' conduttive, quindi dovete essere certi che il palloncino che prendete, anche se è colorato, sia un isolante, cosa che vi accorgete subito se lo strofinate su una maglia di lana e in effetti rimane appiccicato la maglia. Se voi strofinate un palloncino, la quantità di carica che premete si riesce a mettere su un palloncino in una giornata secca con un bel maglione di lana è di qualche microcoulomb, un microcoulomb, 10 microcoulomb. Quindi qual è la forza che c'è tra due palloncini che hanno 10 microcoulomb ognuno a una distanza di, non so, facciamo 20 centimetri? Fate il calcolo. Quanti newton sono? Fatelo. Quanti newton sono? Quindi mettete Q uguale a, così, bella cifra tonda, microcoulomb, una distanza di qualche, non so, facciamo 20 centimetri, e calcolate la forza, così avete il numero. Quanto potrebbe pesare un palloncino? Gonfio di aria. Non vuoto. Vuoto, se lo mettete su un pesetto, cosa potrebbe essere? Qualche grammo? Poi ci mettete dentro l'aria, cosa potrebbe pesare? Qualche, non so, 10 grammi? Mettete una cifra così, dell'ordine di qualche grammo. Calcolate dunque la forza peso di un palloncino e confrontatelo con la forza che calcolerete di coulomb tra i due palloncini. Confrontatelo. Fate sti conti per cortesia. Sempre a proposito di conti, rifacciamo un vecchio discorso, però che dovete subito riconoscere come lo riciclo questo. La forza peso direzione x verso il basso di un oggetto di massa m, forza peso. La forza peso è uniforme. Siamo vicini alla superficie terrestre, non ci accorgiamo del raggio di curvatura, a tutti gli effetti pratici uniforme. Pensate subito a un campo elettrico uniforme tra due piastre. Cioè, quello che sto per dire, pensate a come lo riciclerò. Cosa sappiamo? Sappiamo che l'energia potenziale, l'energia di posizione che questo ha rispetto alla posizione, che a priori dipende da x, y, z, in realtà dipende solo dalla quota. In realtà U dipende solo da X. E la U di X è questa. Meno MGX più un eventuale costante. E il grafico in funzione di X è una retta con pendenza negativa. Perché ha pendenza negativa? Perché ho scelto io la direzione positiva verso il basso, quindi la forza entra con un segno più. Voglio scriverlo specialmente col segno più. L'origine di questo segno meno qua è quel più. E l'origine di quel più è l'aver scelto questa la direzione positiva. Se sceglievo questa la direzione positiva, qua avrei avuto meno. E qua la mia rete sarebbe stata proprio dispositiva. Ok? Ci siamo? Vi ricordo, l'ho accennato l'altro giorno, il concetto di gradiente. Allora, se voi avete una funzione scalare, ad esempio la u, che a priori dipende da x, y, z, ad esempio questo è cano x, y, da z, x, e qua c'ho un punto matematico. Qual è il valore di U in questo punto? Dipenderà da X e da Y. Poi modifico il punto matematico, vado a un punto X più delta X e vado a un punto Y più delta Y e mi chiedo qual è la variazione di U. Ovviamente U avrà un valore diverso qua, ma qua qual è la differenza di U, la variazione di U? La variazione di U è brutalmente è U X più delta X Y più delta y, z più delta z,
meno u calcolato del punto x, y, z. Ma qual è una stima lineare di questo? Una stima è che questo è uguale a il gradiente di u prodotto scalare vettore spostamento che va da questo punto a quel punto là. Ricordate? L'ho fatto anche l'altro giorno, lo ripasso, perché questo qua esplicitamente è la derivata parziale di u rispetto a x in questo punto qua moltiplicato delta x più la derivata parziale di u rispetto a y in questo punto qua per delta y più la derivata parziale di u rispetto a z in questo punto qua per delta z. Questo è un teorema di analisi che dovresti conoscere, l'ho fatto a precorso, ne abbiamo già parlato un paio di volte, ed è da qui che ho introdotto il concetto di vettore gradiente, perché vi vedo questo come un prodotto scalare dell'operatore gradiente per il vettore spostamento, dove il vettore spostamento A è il vettore che va da qua a qua, e che componenti ha questo vettore nella direzione x? Delta x. Che componente ha questo vettore spostamento nella direzione y? Delta y, eccetera. Va bene? Allora qua, come vi ho accennato l'altro giorno, e voglio ridirlo perché è molto importante, molto importante, che voi capiate questo, che capiate cos'è il gradiente. Guardate cosa mi dice. Se per caso io mi sposto, se faccio una variazione del punto, se mi sposto in maniera tale che la funzione u non cambi, evidentemente io sono a 90 gradi rispetto a questo. Lo ridico. In una mappa, l'ho già detto questo, in una mappa, per esempio, se io faccio una mappa di un monte, questa è una mappa, una cartografica di un monte, ok? Questi sono, che so, 100 metri sul livello del mare. Come si, qual è il simbolo? SLM. SLM. S è 100 metri, SLM, sul livello mare. Grazie, non mi ricordavo. Questi sono, che so, 200. Questi sono 300. Questi sono 400, e qua c'è 500, e poi c'è la croce in cima, d'accordo? Queste sono chiamate curve di livello, cioè sono i luoghi di punti che hanno la stessa quota sul livello del mare, ok? Quindi immaginate che voi vi spostate su una di queste curve, cioè non state cambiando la vostra quota. Quindi voi vi spostate su una curva di livello, non cambia la quota, quindi questo sarebbe zero. Ma quando avete il prodotto scalare tra due vettori e vi dà zero, cosa vuol dire? Che i due vettori sono a 90 gradi. Quindi il primo messaggio è che in questo punto qua, se voi vi spostate in questa direzione, lungo la curva, questo vettore è a 90 gradi rispetto al vostro spostamento. Quindi io lo dico così, il gradiente è un vettore, che è perpendicolare alla retta tangente a quelle curve di livello. Cioè, in questo punto, qual è una retta che è tangente alla curva? Eccola qua. Il gradiente è perpendicolare a quello. Prima cosa. Quindi il gradiente è in questa direzione. È a 90 gradi. È quello che la formula mi sta dicendo. Se sono su una curva di livello, la funzione non cambia, quindi evidentemente questo è perpendicolare allo spostamento sulla curva di livello. D'accordo? Qual è lo spostamento massimo? Cioè, se io mi sposto, quale direzione devo spostarmi per aumentare, per cambiare il massimo la funzione? Io, questo è un prodotto scalare, non mi pare, quindi è, se volete, è il modulo del gradiente. Per il modulo dello spostamento, per il coseno dell'angolo tra lo spostamento e la direzione di questo benedetto vettore gradiente, che sto cercando di farvi capire chi è quel vettore.
Allora potete capire appunto di nuovo se l'angolo tra il mio spostamento e la direzione del gradiente è 90 gradi, non cambia la funzione. Se l'angolo non è 90 gradi, per esempio, qual è la, io faccio sempre lo stesso passo, vedete, un certo spostamento, magari di un metro, mi sposto di un metro, mi sposto di un metro di qua, mi sposto un metro di qua, mi sposto sempre di un metro ma in diverse direzioni. C'è una direzione nella quale quando mi sposto la funzione U cambia di più. E qual è? In realtà ci sono due direzioni, una cambia, sale e l'altra scende. Perché è chiaro che se l'angolo tra lo spostamento e questo vettore è minore di 90 gradi, allora il coseno e il protoscalare è positivo, vuol dire che questo è positivo, quindi la funzione è cresciuta. Se invece l'angolo è maggiore di 90 gradi, avrò un segno negativo, che vuol dire la funzione decresce. Quindi già questo mi dice un'altra cosa, che c'è una direzione nella quale se io faccio un passo in quella direzione la funzione sale, e c'è una direzione nella quale sale di più. Se vado a direzioni diverse salerà, ma meno, perché c'è la dipendenza del coseno. Quindi a 0 gradi rispetto al gradiente, se io mi sposto proprio nella direzione del gradiente, quindi ho 0 gradi, avrò il massimo cambiamento. Se mi sposto a pi greco, a 180 gradi, a pi greco rispetto alla direzione del gradiente, la funzione cambia tanto ma diminuisce. Qualsiasi altra direzione, la funzione o sale o decresce, ma di meno. Quindi riassumo tutto dicendo che il gradiente è nella direzione, punta nella direzione dove quando voi fate uno spostamento in quella direzione la funzione cambia di più, a salire. Questa è la definizione di cos'è il gradiente. Quindi quale delle due, dei due versi, quale dei due versi secondo voi qua dovrei mettere il gradiente è perpendicolare alla retta tangente al cubo di livello, d'accordo, ha la proprietà che se vi spostate nella direzione del gradiente la funzione sale e sale il più possibile. Quindi qual è il verso? La freccia è qui o qui? Guardate i numeri, la freccia è di qua, il gradiente sale, e se voi camminate nella direzione del gradiente la variazione della funzione sarà massima. Se camminate una direzione obliqua rispetto alla direzione del gradiente, per esempio camminate in questa direzione, la funzione salirà ma salirà meno. Se spostatevi in questa direzione la funzione non cambia affatto. Se vi spostate in questa direzione la funzione cambierà molto ma a scendere. D'accordo? Se vi spostate in questa direzione la funzione scende ma scende meno di quello che avrebbe fatto se camminavate nella direzione opposta alla direzione del gradiente. Quindi il gradiente è la direzione, è un vettore che ha, come tutti i vettori, ha un modulo e una direzione. Sto parlando per il momento della direzione. La direzione del gradiente in un certo punto di una pianta topografica, di una pianta di una montagna, il gradiente in un punto punta nella direzione di massima pendenza, la direzione in cui la quota sul mare sale di più. Ok, quindi voi dovete andare perpendicolarmente alla curva di livello e guardare i numeri salire, d'accordo? Ed è una cosa importante, il gradiente è un concetto locale, non guarda la cima della montagna che è qua. È come se voi foste nella nebbia più totale, voi non vedete la cima. Voi vedete a malapena i vostri piedi. E voi fate degli spostamenti. Se fate uno spostamento e la vostra quota non cambia, state camminando su una curva di livello. Se vi girate a 90 gradi e fate un passo, salite, quella è la direzione del gradiente, quel punto, ma magari la cima della montagna è là. È un concetto locale, vedete solo i vostri piedi, non vedete la cima che è altrove, d'accordo? Quindi qual è la direzione del gradiente qua? È così. Qual è la direzione del gradiente qua? È così. Qual è la direzione del gradiente qua? È così. D'accordo? Adesso qual è il modulo del gradiente? Il modulo del gradiente cos'è questo? Il modulo del gradiente cos'è? Il modulo del gradiente è la derivata a questa U al quadrato più questa al quadrato più questa
A al quadrato, radice quadrata, no? Questo è il modulo di U, del gradiente di U intendo dire. Allora, guardando i disegni, dov'è massimo il valore assoluto del gradiente, il modulo del gradiente? Il modulo del gradiente è massimo quando le linee di livello sono vicine. Perché? Perché guardate qua, se per esempio questi sono 100 e questo 200, per andare da una quota di 100 a salire a una quota di 200 io devo spostarmi di tanto. Quindi se io facessi una sezione di qua avrei un triangolo che è così, no? Devo spostarmi di tanto per salire di 100 metri. Invece guardate qua, io vado sempre, se queste sono curve di livello di 100 in 100, nell'ipotesi che siano di 100 in 100, quindi questo qua è 500, io qua in uno spostamento molto più piccolo faccio un dislivello di 100. Quindi se questo è 100, quale di questi due triangoli ha questo angolo è maggiore? Questo qui. Questo triangolo ha una pendenza maggiore di questa. Quindi il gradiente qui è più importante di qua, perché in uno spazio più breve ho un cambiamento più vistoso della funzione. Cioè a parità di variazione della funzione la tengo da uno spostamento più corto. Quindi quando le curve di livello sono vicine, qua è molto ripido. L'escursionista che vuole fare esercizi cardiotonici, quale fa? Quello che vuole dimostrare di essere un bravo arrampicatore di montagne, l'atleta, lui farà questo perché è più ripido. Invece il vecchietto che vuole pure arrivare in cima, ma vuole arrivarci senza avere, perché non ha più i muscoli per arrampicarsi, eccetera, farà la strada molto più, farà lo stesso dislivello, impiegherà più tempo, ma istante per istante il suo corpo fa meno fatica. Magari l'integrale è la stessa, ma la potenza, no? L'energia che sviluppa per unità di tempo è molto più pronunciata qua. Cioè qua devi proprio tirarti su, qua ce la fai camminando. Quindi questo è un percorso dove hai lo stesso dislivello ma su un percorso molto lungo e la pendenza media è blanda. Qua invece il percorso è molto corto in orizzontale e sali tanto, quindi la pendenza è molto pronunciata. Quindi il morale è, l'ho già detto altre volte, ma forse guardando un po' i filmati non ero soddisfatto come lo dicevo. Poi bisogna vedere se guardando i filmati oggi sarò di nuovo soddisfatto, ma non posso più permettere di ripetermi per la terza volta. Il gradiente cos'è? È un vettore. Due cose, direzione, modulo. Il modulo essenzialmente esprime la pendenza. La direzione è la direzione della pendenza massima. A salire! Torniamo qua. In questo punto voglio che mi disegnate una freccina, nell'asse X intende, che rappresenti il gradiente. Allora voi disegnerete una freccia in questa direzione. Perché in questa direzione? Perché il gradiente è a salire. Qual è il modulo di questa freccia? È la pendenza della funzione. Ma siccome la funzione è una retta, è chiaro che il gradiente in questo punto è la stessa freccia. In questo punto è la stessa freccia. Il gradiente è uguale dappertutto. Perché? Perché la funzione è una retta. Ma qual è la forza? La forza è uguale a meno la derivata di U rispetto a X. Cioè la forza per un campo conservativo è F uguale a meno il gradiente di U. Questa operatore differenziale è una bestia, però concettualmente è una cosa semplice, è una generalizzazione del concetto di pendenza. Ma in questo esercizio, dove in realtà la funzione U dipende da una sola variabile, il gradiente si riduce alla derivata rispetto a X. Quindi questo che è il legame generale, in questo esercizio dove la U dipende solo da X, diventa questa. Quindi se io vi chiedo di disegnare degli stessi punti dove vi ho chiesto di disegnare
il gradiente delle freccine che rappresentano la forza, voi cosa fate? Fate delle frecce che hanno lo stesso modulo ma puntano di qua, perché la forza è meno il gradiente, e infatti la forza peso è a scendere, quindi questo è verso il basso, perché la direzione positiva di x l'ho messo verso il basso, d'accordo? Cosa che avevamo già detto, ma è importante aver fatto questo ripasso. Allora, andiamo avanti, mettiamo della carne sul fuoco. Guardate, la U dipende solo da x. Quindi io adesso traccerò una sulla lavagna dei punti che hanno lo stesso valore di U. I punti che hanno lo stesso valore di U sono quelli che hanno la stessa x. Quindi ecco un luogo di punti che hanno lo stesso valore di x. Ma dovete pensare questo come un piano, perché anche questo qua che ha z diverso da 0, supponiamo che la lavagna è z uguale a 0, questo punto ha lo stesso valore di x. Quindi la U non dipende da y, non dipende da z, dipende da x. Quindi tutti i punti che hanno lo stesso x hanno lo stesso U. Quindi adesso io vi chiedo quanto vale U. Allora facciamo un numero, per esempio mettiamo m uguale a 1 kg. G, tanto per fare cifra tonda, facciamo che sia 10 metri al secondo. Adesso io disegnerò un altro piano con una x diversa. E voglio che la differenza di x sia di un metro. Quindi io farò un altro piano, eccolo qua. Questi sono dei piani matematici, tutti distanti un metro, ok? Perché l'asse x, le lunghezze si misurano in metri, e io sto scegliendo piani che sono distanti uno dall'altro di un metro. La funzione è ascendere, quindi eccola qua, l'ho di disegno perché stupidamente l'ho cancellato. Ok? Quindi in ogni valore di x c'è un certo valore di u. E questi sono espressi dal sistema internazionale in joule, questi sono i metri. Quindi più io scendo, più i joule cambiano. Qual è la differenza di joule tra questi piani? Domanda da 15. Qual è la differenza di joule tra un punto che sta su questo piano e un punto che sta su questo piano? Prendete la formula, qua è delta x uguale un metro, cosa sarà? mg delta x. G è circa 10, m vale 1, x vale 1, quindi la differenza di joule è di 10 joule. Tra questo piano e questo piano, e questo sono 10 joule. Ma chi ha il numero di joule più alto? Quello che sta più su. Quindi mettiamo dei valori, tanto ho C, mettiamo che so che questo è uguale a facciamo 100 joule. Tutti i punti su questo piano io assegno 100 joule. Tutti i punti sul piano sotto assegno 90 joule. Tutti questi sono a 80 joule. Tutti questi a 70, 60, 50. E potete immaginare, d'accordo? Adesso la domanda. Prendo questo corpo di un massa di un chilogrammo e lo lancio. Sapete tutti, e vi potrei chiedere, mi convinca, sapete che la traiettoria sarà una parabola. Quindi fa una parabola che è così, più o meno. Okay. Considerate questo punto qua, chiamiamolo punto A, e questo punto B. Ok? E io vi chiedo qual è la differenza di energia cinetica tra il punto B e il punto A durante il volo. Quindi KB meno KA, voi cosa fate? KB meno KA è uguale a UA meno UB. Guarda la figura e il conto lo fa in un nanosecondo. Quanto è? Cos'era UA? 70 joule. Cos'è UB?
90. Qual è la differenza? Signorina? No? Meno 20. Non devo dire. Meno 20. In questo caso, era difficile? Cosa deducete dal fatto che l'energia cinetica nel punto B è inferiore all'energia cinetica nel punto A? Che lo speed nel punto B è più basso dello speed che aveva nel punto A. D'accordo? Se io vi chiedo qual è la differenza di energia cinetica tra questo A e questo punto C, quant'è? Zero. Cioè lo speed che ha qua è uguale allo speed che ha qui. Perché? Perché avrei che il punto da cui parte ha la stessa energia potenziale del punto in cui arriva. Se io ve lo chiedevo qui, magari il punto D, ecco che l'energia cinetica qua è 50, questo del punto D, quindi avrei UA meno UD, UA è 70, là è 50, avrei più 20. Quindi l'energia cinetica del punto D è più grande dell'energia cinetica del punto A, quindi lo speed è più grande, d'accordo? Molto semplice, no? Adesso ricicliamo tutto questo nel contesto delle piastre. Prima di farlo un po' di punti fermi. Questa è una carica Q. Questa è una carica Q. Questo è un punto matematico, carica puntiforme, punto matematico. Sappiamo qual è il campo elettrico qui, certo. Il campo elettrico in questo punto è questo, dove UDR chi è? È questo versore qui, d'accordo? Com'è il campo elettrico se io aggiungessi altre cariche? Magari ho una carica, questo è Q1, questo è Q2, questo è Q3. Qual è il campo elettrico in questo punto? È la risultante dei campi elettrici creati da questa carica, questa carica e questa. Questa la chiamo UR3, che è il versore che va da questa carica a questo punto. Questo lo chiamo UR1, questo lo chiamo UR2. Quindi il campo elettrico in questo punto, nel punto P, dove non c'è ancora niente, è uguale alla somma dei campi elettrici. Sta tutto in arrivo. Potrei scrivere cose del genere, la notazione è evidente. Qual è il potenziale elettrostatico là? Ve lo do, pensateci. Il potenziale elettrostatico qui è la somma dei potenziali elettrostatici creati da questa, da quella e quella. Quale dei due è più facile fare? Direi la seconda, perché la seconda è una somma di numeri, invece quella prima è una somma di vettori. Uno dei vantaggi di usare il potenziale è che è semplicemente una somma banale. Qua invece dovrete sommare le frecce, fare il metodo parallelogrammo, eccetera, eccetera, eccetera. E qual è il risultato? Qual è il potenziale per una singola carica? Il potenziale per una singola carica, se questa è la carica Q e questo è un punto matematico, il potenziale, dovresti saperlo, se non altro per il riciclo di quello che abbiamo fatto
con la gravitazione, abbiamo fatto queste cose un sacco di volte. E questo. Questo è la funzione scalare che quando ci fate i gradienti cambiati di segno vi dà il campo di Coulomb. Il campo di Coulomb risultante è la somma dei campi di Coulomb delle singole particelle, quindi il potenziale elettrostatico è la somma dei potenziali elettrostatici delle carte cariche sorgenti presi a uno a uno. E quindi... notate, questa è la distanza al quadrato, questa è la distanza, una cosa è la forza, una cosa è il potenziale. Adesso, se io metto qua una carica, ha suonato sta cellulare un solo volta o anche la seconda? Ma la seconda no, ancora. Se adesso piazzo una carica qua, questa è una carichetta più piccola, lui sente una forza, la forza di Lorentz, no? E qual è la forza che lui sente? La forza che lui sente, cioè la carica messa nel punto, questa è la forza della carica Q messa in P, è uguale a Q per E nel punto dove la piazzate. Questo è il campo creato dalle sorgenti, questa è la forza che la sonda sentirebbe se la mettete lì. Ed è ovvio che questo è uguale a questa roba Q davanti, no? Quindi avete... potresti far così. Portando la Q sotto la sommatoria, vedete che la sommatoria così è proprio la somma delle forze di Coulomb. Okay. Qual è l'energia di posizione? Lui, lì, se questa è positiva, se queste sono tutte positive, queste positive, c'è una voglia di scappare via, c'è una forza che lo respinge. Quindi per il fatto di essere lì, lui ha una voglia di muoversi. Ha una energia di posizione. E qual è l'energia di posizione? L'energia di posizione la riconoscete, questa è l'energia potenziale rispetto a una carica. Tante cariche, dovete sommare le energie potenziali che nascono da questa interazione e questa e questa. D'accordo? Quindi questa è la formula molto carina. Se conoscete il potenziale elettrostatico in un punto, qual è l'energia di posizione che una sonda avrebbe messa lì e il prodotto del potenziale elettrostatico per la carica della sonda che piazzate in quel punto dello spazio. Ok? Questa è la premessa. Facciamo la pausa qua.